Ciao ragazzi, come state? Allora faccio un brevissimo tutorial sulla ritmica della canzone Yes I Am dei Delirium, perché voglio farvi capire una cosa. Allora, abbiamo sempre quattro movimenti, ok? Ogni movimento lo contiamo così: 1, 2, 3 e 4, come se volessimo dividerli in sillabe, anche se 3 non si può dividere per ovvie ragioni. Quindi facciamo 1, 2, 3 e 4. Che poi non sarebbe altro che battere, levare, battere, levare, battere, levare, battere, levare. Quando suoniamo dobbiamo essere in grado di fare questa cosa. 4. Ok, perché vi dico questo? Perché avendo ben in mente questo schema, noi sappiamo precisamente quando dobbiamo fare lo strumming, cioè quando dobbiamo suonare le corde. Nel caso della canzone dei Delirium, allora gli accordi sono La maggiore, Mi maggiore, Si minore. Io Do diesis minore e Fa diesis minore. La ritmica è questa. Ok, ve la faccio contando a voce alta. 1, 2, scusatemi, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 3 e 4. Ok, cosa abbiamo fatto? Abbiamo suonato per l'1, 1, sul 2 dobbiamo raddoppiare il tempo, quindi dobbiamo fare. Però il primo è un golpe, una botta, come la vogliamo chiamare, insomma. Quindi è u, du, e. Ricordate, dobbiamo dividere in sillabe. Du, e, 3, e, 4. Quindi abbiamo il golpe, il colpo, sul 2 e sul 4. 1, 2, e, 3, e, 4. Poi lo velocizziamo. 1, 2 e 3, 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 3 e 4. Poi lo facciamo in mente. Poi alla fine non lo facciamo più perché lo abbiamo interiorizzato e quindi il nostro cervello viene automatico. E questo si chiama sviluppare il senso ritmico. Lo dico per tanti che lamentano nei commenti, anche su YouTube, in diversi altri gruppi che dicono non hanno il senso ritmico. State parlando con uno che il senso ritmico non l'ha mai avuto, l'ha sviluppato, quindi se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti. Allora, poi la velocizziamo. Ragazzi, spero di esservi stato utile. Se avete domande, contattatemi. Ciao.